Ciao a tutti, bentornati sul canale. Questa radio l'avete riconosciuta, è un Galaxy Saturn di Paolo. Paolo mi dice che ha problemi con il display del frequenzimetro, quello dei canali, e va rivista in frequenza. Tutto qua. Allora, io adesso l'ho appena tolta dallo scatolone, messa sul banco, l'accendiamo. Effettivamente il display ha un guasto, perché dovremmo essere sulla 27225, ma ci sono anche dei segmenti che non c'entrano niente accesi. Il display dei canali è acceso, le luci degli strumenti sono spente, c'è un fischio. MFM praticamente uguale. Non si sente il classico fruscio dall'FM. USB, LSB. Scratch funziona. Sembra anche le bande. Vediamo con un segnale. Allora, generatore di funzioni 27.225.0. Abbiamo una sinusoide, attenuatore inserito. Accendiamo. Siamo in AM. Il segnale c'è. Ci sono dei fischi. Andiamo in U. Questa è come messa la radio. Qua il selettore dei modi è sgangherato. Ok, proviamo in TX. Allora, la proviamo in TX, trasmissione, RF power minimo AM. 2 watt, ma qua non segna niente. No, lo strumento è bloccato qua. Va bene, poi lo vediamo. Quindi abbiamo detto 2 watt minima, lo vediamo là. Proviamo a salire a metà, sempre 2 watt, massima, sempre 2 watt. Riproviamo, potenza minima, 2 watt. Massima 2 watt. Proviamo le bande laterali. USB, mic gain al massimo. Un watt. Se sta uscendo un watt. Proviamo in LSB. Un watt. Ma qua non segna niente, eh? Vediamo se almeno modula. AM canale 22, allora 38 è acceso. Voilà, prova. Qualcosa esce. FM, qualcosa esce. Allora, qui Paolo ha scritto che i problemi sono il display del frequenzimetro e il display dei canali. Ok. Display del frequenzimetro, abbiamo visto che non funziona, il display dei canali è acceso. Oltre a questi problemi che Paolo ha segnalato, ci sono altri problemi. C'è il selettore dei modi che è sgangherato, l'illuminazione dei due strumenti guasta, lo strumento di destra per quanto riguarda potenza, SVR, non misura la potenza. La potenza in uscita, come abbiamo visto, è solo di 2 watt, sia al minimo che al massimo. Abbiamo sempre 2 watt, sia in AM sia in FM e sulle bande laterali. Poi c'è un altro problema, faccio un'inquadratura ampia, vediamo se riuscite a vedere il wattmetro là. Mi
metto in banda C, segna 2 watt. Metto in banda D, segna circa 3 watt. Banda E, meno di mezzo watt. Banda B, assolutamente niente. Banda A, assolutamente niente. Quindi questi sono tutti i problemi della radio. Allora, vediamo un po' cosa ci aspetta all'interno. Allora, la radio fa pietà, è tenuta malissimo, piena di polvere, tutta rovinata. Qui è stato cambiato in malo modo anche il condensatore. C'è stato messo qua un fusibile volante con i contatti scoperti. Qui hanno riempito di pasta termica i finali, quindi sono stati sicuramente toccati. Guardate qua, questo è il frequenzimetro. Qui c'è una massa scollegata. Il connettore di alimentazione è stato tolto, sono stati stagnati direttamente i cavi. Il coperchio di protezione non c'è più. Qui hanno messo un, non so se si riesce a vedere, un bussolotto, probabilmente per raffreddare il regolatore di tensione. Qui è tutto rovinato, guardate, tutto graffiato. Selettore dei modi CWFM M, e le due laterali. Questo non è rotto, e che questi si ossidano con il tempo all'interno, non si possono aprire, è un casino con questi selettori qua. Qui è stato fatto un ponte con un pezzo di filo sul quarzo, hanno stagnato sul quarzo, non mi sembra il massimo andare a scaldare il quarzo. Allora, mi ha risposto il proprietario, mi dice che l'illuminazione dovrebbe funzionare perché sono stati messi dei LED. Effettivamente ci sono dei LED appena appena accesi, si fatica a vederli. E mi ha chiesto di provare a sistemare questa oscenità qua. Adesso apro sotto, lo tiro via e vediamo se si può fare qualcosa. L'accendiamo, controlliamo prima la tensione sul regolatore. 12,08 in ingresso, 8,02 in uscita, questo è a posto. Allora, controllate le tensioni, anche la 13,8 di alimentazione sono corrette. Io sono andato a muovere un po' questo connettore qua, che è quello che porta i contatti al display. E è riapparso. Probabilmente era solo un falso contatto, per via probabilmente dell'ossidazione. Per quanto riguarda invece il fastidioso fischio che si sente nell'altoparlante, ovviamente deriva dal frequenzimetro che disturba la ricezione della radio. E poi qui oltretutto non c'è il coperchio di protezione, e tante volte la soluzione è semplice, basta in questo caso spostare i fili dell'alimentazione del frequenzimetro e risolviamo il problema. Allora, per quanto riguarda i fili, li ho sistemati. Ho spruzzato un po' di acqua santa sui connettori. Questa è l'acqua santa, che adesso sembra andare bene. Ho fatto l'allineamento in ricezione. Adesso stavo facendo l'allineamento del PLL, però sulla bobina dell'LSB mi va a fine corsa in fondo e non riesco a arrivare alla frequenza corretta, che è 10,6,9,7,5. Siamo bassi, quindi ho girato un attimo la radio qua e ho visto che hanno messo questi condensatori. Adesso provo a toglierli, vediamo cosa succede. Ok, ho dissaldato i condensatori che avete visto sotto, rivediamo la frequenza, 10,6,9,7,5 LSB. Accendiamo la radio, è schizzata su,
torniamo indietro con la bobinetta. Dieci, sei, nove, sette, cinque, zero, zero, nove. Va bene, adesso non chiedetemi perché hanno messo quei condensatori sotto, non lo so. Quindi anche le altre bande sono poste, proseguo con l'allineamento. Allora, eccoci qua, credo di aver finito. No, per quanto riguarda l'illuminazione, ho cambiato resistenza in modo da avere un po' più di luce, perché sennò non servono a niente quei lumini lì. Ho sistemato lo strumento della potenza. Qui ho l'altra radio in ricezione, andiamo in AM. Là c'è il wattmetro, tanto non lo vedete, però fidatevi. Se no guardate questo che è tarato. Ho un watt di minima, banda C, banda A, un watt, poco meno di un watt. Poco meno di un watt in banda B. Un watt in C, poco meno di un watt in D e poco meno di un watt in E. Quindi diciamo che le bande sono riuscito più o meno a bilanciarle. Vediamo la massima potenza, banda C, la segna 7 watt. Siamo in AM. Andiamo in banda A. Banda A sono circa 7 watt anche qui, B non cambia, sempre 7 watt, C l'abbiamo vista, D poco meno di 7 watt, E siamo intorno ai 6 watt, meglio di così non si riesce a fare. E ora 1, 2, 3 prova radio, ora 1, 2, 3 prova radio. Vediamo se va l'eco. 1, 2, 3, prova, sa. Noise blanker funziona, via l'eco. Andiamo in banda, anzi proviamo l'FM. Uno, due, tre, prova FM. Sette watt anche in FM, USB. Ora 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova USB. Ora, 1, 2, 3, prova. Proviamo l'LSB. Ora 1, 2, 3, prova LSB. Prova LSB, 1, 2, 3, prova. Ok, e la potenza, abbassa un attimo. La potenza in banda laterale, la vediamo subito, circa 18 watt. Il frequenzimetro sta funzionando, il display qui non mi ha dato nessun tipo di problema, tutti i potenziometri funzionano, quindi la radio sta funzionando bene. Allora proviamo la radio in ricezione, AM. Siamo in AM. Ora 1, 2, 3, prova radio, prova. Proviamo in FM. 1, 2, 3, prova ricezione FM. 1, 2, 3, prova. Proviamo in USB. Proviamo a abbassare l'RF gain. 1, 2, 3, prova radio. Ora prova radio. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova ricezione, USB. Proviamo LSB. 1, 2, 3, prova LSB. 1, 2, 3, prova, ora. Bene, la radio sta funzionando. Anche per questo video è tutto. Grazie come sempre per avermi seguito. Ciao e alla prossima.